forse una certa piccolina, una stazza 1,60 m, ma una grinta da vendere. Avete visto cosa ha fatto Vanni Otera? E allora, Lignano,
spettacolo, soprattutto considerando che è classico, è molto fest, ma guardate un po', si sta danzando con questa BMW, poi facciamoli sentire il calore di Lignano. Si vede un bellissimo giro che è il drifting, un tipico sport arrivato da... no, sta prendendo sempre più piede anche in Italia, ma soprattutto lo fa anche grazie a dei grandi appassionati come loro di scuola spatentando. Ogni tanto parte qualche pezzo di pneumatico per gli alti giri, soprattutto per la trazione posteriore che ci sta regalando delle belle emozioni con me, spatentando. Ed ora ha pensato bene caricare la ragazza che prima nel mezzo faceva praticamente da birillo per scoprire quello che sarà il prossimo passaggio di questo show filmato patentando. Vediamo, da due giorni che terrà veramente col fiato sospeso per quanto riguarda anche questi spettacoli da debut, da sostanze. E vai per bilanciare la BMW a tutto posteriore. Per tutte le informazioni potete trovare questi fantastici ragazzi di Patentando, hanno il loro stand proprio vicino a questa pista stand, una delle vetture simbolo per il drifting è sicuramente questa BMW 320, ma qua il grande allestimento è quello soprattutto dei pneumatici posteriori. Ormai finiti sulla rete, questo è Patentando Show. E vedremo anche loro all'opera in questa giornata dalle 19 in poi con me, la ripresa degli spettacoli Stuntman e Motocross Freestyle, e ovviamente Custom Stunts. Vai, 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 e qua si gioca tutto di freno, frizione, potenza. Glielo facciamo un applauso, ci stanno piacendo, indubbiamente, eccoli qua, patentando, si va a mille. E qua il rischio è veramente sul filo del rasoio, se pensate che qui ragazzi, i cavalli si stanno scaricando sulla trazione posteriore di questa vettura, una BMW 320, immagino almeno 180-200 cavalli da scaricare sull'asfalto e soprattutto che fumo. Indubbiamente ce l'aspettavamo che prima poi il pneumatico mollasse, perché effettivamente era già almeno da un paio di minuti che stava facendo un continuo burnout e adesso vuole proprio probabilmente arrivare al cerchio. Saltata la rete del primo pneumatico.